Cavolo, è davvero appassionante! Perché il pavimento è appiccicoso? Ma questa è vernice! Che strano, come ci è finita qui? Ma ci sono delle impronte! Vediamo dove portano! Entrano in quest'aula! Non ci posso credere, guarda che caos! Che state facendo? Le piace? No, prendete questo! Che succede? Wow, dove siamo? Ho come l'impressione che ci divertiremo! Pow pow! Questo gioco è fantastico! Cerco di concentrarmi! È il momento della prima sfida! Disegnerete per me un bel gattino! Se lo dice lei! No, ho un crampo! Forse ho giocato un po' troppo intensamente! Mi è venuta un'idea! Traccerò il contorno del braccio e della mano! Terrò alcune dita piegate, semplice, vero? Ora aggiungerò un po' di dettagli, questo gattino avrà delle bellissime striature e poi due occhi grandi! Sarà un gatto molto felice! Oh, è adorabile! Forse è meglio aggiungere più dettagli, ho già in mente che cosa potrei fare! Alla prof piacerà molto! Adesso disegnerò la coda! Comincio a divertirmi! Non avrei mai immaginato di potermi divertire così tanto a scuola! Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo! E ora coloriamo il gattino, comincerò con le striature! Poi passo al resto del corpo con un colore diverso! Wow, è bellissimo! Vorrei proprio un gatto come questo! Ok, quasi finito! È perfetto! Non vedo l'ora di mostrarlo alla prof! Ciao gattino! Oh, ben fatto! Vediamo, che posso fare? Devo pensarci bene, non mi viene in mente niente. Ah? Chi ha spento le luci? Non preoccuparti, ho una torcia, tranquilla. È tutto a posto. Ehi, guarda un po' il tuo gatto. Così è ancora più carino. Aspetta, so cosa fare. Ho solo bisogno del mio iPad. Metterò un foglio di carta sopra. Cos'è successo? Ah, l'ha presa. E luce fu. Ah, molto meglio! Meglio cominciare! Ricalcherò l'immagine in questo modo, non dovrei metterci molto. Perché non ci ho pensato prima? Disegnare così è molto più semplice! E non commetterò alcun errore! Vincerò sicuramente questa sfida! Devo ricordarmi di questo trucco! Chissà se funziona con i compiti di matematica anche! Lasciatemi sognare, forse è meglio fare attenzione però! Disegno gli occhi e il naso! Oh, guarda quelle guanciotte rosa! Mi sembra venuto bene, ora mi occupo delle ombre. Coloro orecchi e occhi, devo fare attenzione a rimanere all'interno. Voglio che sia bellissimo. Così dovrebbe bastare, sì. Posso mettere via l'iPad. Sono contenta del risultato. Prof, guardi qui. Fatemi dare un'occhiata. Sono sbalordita. Avete vinto entrambe. Wow, davvero? Ehi, gattino, hai sentito? Davvero, non mi dire. Questa prossima sfida vi piacerà molto. Ah, credo di aver capito. Ma cosa? Metti giù le mani. L'ho vista prima io. Ha, ce l'ho fatta. Chissà cosa c'è qui dentro, adoro le sorprese. Un ragno gigante! Aspetta un secondo, ma è finto. Meno male, ero così spaventata. C'è qualcos'altro qui. Sono dei colori! No, oh, è tutto qui! Speravo di trovare qualcos'altro, che delusione! Che dovrei farci con questi adesso? Questa la prendo io! Ah, trovato! Fammi dare un'occhiata! Ehi, guarda un po' qui! Chissà se... Ho un'idea e sarà fantastica! Sì! Inizierò disegnando un cuore! Oh, come sono romantica, dopodiché mi servirà un righello. Disegno la linea al centro della pagina e ne farò altre che partono dal cuore così. Adesso posso disegnare una ragnatela. Caspita, è venuta davvero bene. Che ne pensi? Sembra interessante, eh? Sì, purtroppo. Non so cosa fare. Non ho molto con cui lavorare. Ho trovato! Era così ovvio. Terrò insieme la penna e la matita e disegnerò un cuore. Ora userò semplicemente la matita. Aggiungerò delle righe e sfumerò lo spazio all'interno. In questo modo avrò un effetto 3D. Ma c'è dell'altro. Disegnerò delle linee orizzontali sulla metà inferiore della pagina. Mi serve un bisturi. Taglio intorno al cuore. Questa metà non mi serve.
Rimuovo queste sezioni anche e aggiungiamo delle ombre. Passerò delicatamente la matita sotto al cuore. Sembra venuto bene. Risalta alla perfezione, sarà difficile batterlo. Vedremo. Wow, mi sto per commuovere, che talento! Wow, dammi il 5. Abbiamo un vero talento. Queste uova mi fanno venire fame, quindi le ho disegnate bene. Ehi, Jasmine, guarda! Ecco, ti ho preparato la colazione. Vediamo. Penso che sceglierò queste. Oh, ma non sono vere. Non capisco. Solo queste sono le vere uova. Cottura media, la mia preferita. Hanno un bell'aspetto, vero? Aspetta, cosa? Davvero? Deliziose. Ma Lily! Sono così confuse. Una sfida potrebbe aiutarle. Che succede? Venite a me, ragazze! Ah? Cos'è questo posto? Bel vestito! E adesso? Penso che voi due abbiate bisogno di una piccola sfida. Ah, questo gesso funziona malissimo, riesco a malapena a controllarlo. Che rumore terribile! Fallo smettere! Le linee sono così spesse! Non ce la faccio! Per favore! Basta, non ne ho abbastanza! Ehi, che succede? Il mio gesso! Adesso è solo un mucchio di polvere! In realtà è una figata, wow! Ho la giusta ispirazione! Perché usare un gesso quando posso ombreggiare con le dita? In questo modo ho molto più controllo! E i bordi sono liscissimi! Si capisce cosa sto disegnando? Presto sarà più chiaro! Non potrei farlo con un gessetto! È ora di ricaricare la polvere! Posso usarne di più in alcuni punti, in questo modo ho più definizione! Ora sì che si fa sul serio! Non dimentichiamo l'altro lato! Qualche dettaglio con la gomma? Non è già carinissimo! E adesso i dettagli divertenti! Adoro i papillon! Aggiungono sempre un tocco di dolcezza! E adesso definiamo un po', non sembra pelliccia vera? Fa venire voglia di coccolarlo! Quasi fatto! E infine, ma non certo per importanza, un piccolo e dolce sorriso! Oh, quasi dimenticavo gli occhi! Vedete come prende vita adesso? Chissà cosa sta guardando! Non è adorabile? La mia arma segreta! Ok, fatto, che te ne pare? Wow! Lo so! Cosa posso disegnare? Il rossetto! Potrebbe funzionare? Questo mi dà una grande idea! Sì, credo di poterci lavorare! Basta che abbia abbastanza rossetto! Ecco un altro strato! Forse me lo devo rimettere! Migliora ad ogni strato! Diventa sempre più dinamico! Ok, adesso i dettagli! Guardate la manina! Ne farò un'altra uguale! Con il viso prenderà davvero vita! Un paio d'occhiali, perché no? Cosa le faccio indossare? Forse un vestitino? Mi piace molto la direzione che sta prendendo. È incredibile come da un paio di forme si possa arrivare a questo. Con il rosso si possono fare molte cose. Questo è uno dei miei lavori migliori. Ta-da! Che figata, vero? Oh, hai finito? Sono entrambi meravigliosi, molto bene, ragazze! Ehi, cos'è successo? Faccio sempre così. Niente è meglio di... Ok, prima challenge, chissà cos'è. Wow, che carino questo cucciolino. Possiamo tenerlo. Ok, posso farcela. Ho visto artisti farlo, non so perché, ma sembra bello. È un po' piccolo per essere un cucciolo. Aspetta, so cosa fare. Posso usare la mano. Ah, ok, facile. Faccio il contorno della mano. Che stai facendo? Almeno si diverte. Metto la mano sul foglio così.
poi ci disegno intorno. Ora lo faccio sembrare un cane. Un po' di pelo, occhietti dolci e nasino. E ora un po' di colore. Sta uscendo bene! Devo stare nelle linee, quasi finito! Ecco qua! Com'è adorabile, sono fiera di questo disegno! Lo chiamerò Lucky! Non male, eh? Sì, cioè, il mio mi piace, ma... Beh, almeno ci hai provato! Chi ha vinto? Oh, sì! Guarda, sta succedendo qualcosa! Biscotti, gnam! Sono a forma di osso! Geniali, adoro il tema cane! Non vedo l'ora di provarlo! Aspetta, biscotti, ossa, cane... Ferma, non sono per te! Ma sono buonissimi! Mi serve la ricetta! Vorrei non lo avessi mai fatto! Che succede? Questi biscotti sono per il cane! Ah! Non potevi dirmelo prima! Serviti pure! Ehi, ragazzetto, vieni qua! Abbiamo delle cosine per te, vieni! Oh, chi è il cucciolo più bravo del mondo? Sì, sei tu, sì! Sicuro hai fame dopo aver posato così tanto, come sei intelligente? Ecco qua, per te! Oh, che bello! Un unicorno! Potrebbe non essere facilissimo, scelgo le penne! Non lo so, un sacco di opzioni! Vernice! Oh, penne! Penne, sì! Credo sia la scelta giusta! Ok, ecco qua! Ups, mi è partita la penna! Scusa! Oh, ti è partita! Sei una ragazzina! Ti do una mano a farlo più bello, aspetta! Non farlo mai più! Ti ho avvisata! Ma è più bello! Ti sei perso un pezzo! Ti aiuto a colorarlo! Non ha senso! Prendi questo! Basta, smettila! Se no non la finiamo più! Prendi un altro foglio! Ok, ma mi giro! Disegnerò l'unicorno più bello del mondo! Oh sì! U-N-I-C-O-R-N-O! Ora devo solo unire le lettere! Una bella criniera! E le zampotte! Ora lo coloro! Rosa è il colore perfetto! Stavolta vinco io! Vorrei avere un vero unicorno! Manca solo la coda! Fatto! È stato facile! Ta-da! Oh no! Ecco il mio disegno! È carino, dai! Chissà chi vince questo round! Wow! Sono sorpresa! Sì! Qual è il premio? Speriamo sia un unicorno vero! E vai! Questo non va bene, è troppo piccolo! Fammi vedere! Sembra buonissimo! Potrei prenderne un pezzettino, tanto lei non se ne accorge! Ecco cosa mi serve! Stai indietro, le cose si fanno difficili! Non ci credo che l'hai fatto! Scusa, sono scivolata! Sulla torta! Te ne ho lasciata un po', però! Sei incredibile! Te l'ho offerta! Ok, ragazze! Altro giro! Vediamo a chi tocca. Disegneremo delle mani? Oh, interessante. Ho un'idea! Guarda che roba! Ah! Che è successo? Niente, solo una scossa. Quell'ombra è la mia mano? Ehi, ho avuto un'idea geniale! Ecco, così va meglio. Sia fatta luce, signori e signore! Al lavoro! Prima calchiamo la mano. Poi falla diventare un grazioso uccellino. Coloriamolo con un gessetto bianco. Ma lasciamo da parte le ali. Non dimentichiamo zampine e becco. Così! Non ho idea di come si disegni. No? Così non ha senso. Così? Non ci riesco proprio. Ah! Ci sono!
scusa, ho sbagliato la mira. Proviamo adesso. Ricalca la mano così. Verrà fuori un simpatico cagnolino. Non sembra per niente una mano, giusto? Guardate che lingua gigante! Coloriamolo di marrone. Tempo scaduto! Guarda che capolavori! Quella era la tua mano! Incredibile! E quel paperotto è stupendo! Davvero incantevole! Oh, chi posso far vincere? Sono tutte e due così brave! Due giudici per due bravissime vincitrici! Abbiamo vinto entrambe! Ok, avanti con la prossima sfida! Oh, disegnate delle giraffe! Ma come posso fare questo? È semplicissimo! Potrei farlo a occhi chiusi! Ok! Cominciamo dalla testa così! Poi qualche altra linea... Ci sono! Ma prima una pausa! Che freschezza! Ah, quanta gente in giro! Ho avuto la giusta ispirazione! Prima disegniamo quattro numeri! Ma guarda che carina! Ed ecco un cigno! Una bella farfalla! E un pesce! Adesso li coloriamo tutti! Carino, vero? E che eleganza questo cigno! Ci vuole anche l'acqua! Una farfalla rosa è adorabile! Ma occupiamoci del pesciolino adesso! Così! Ok, ragazze! Tempo scaduto! Ho disegnato quattro animali! Giraffa inclusa, si capisce! Bravissima, Madison! E tu, Annie? È solo un secondo, ok? Ho quasi finito, quasi... finito! Com'è? Interessante! Non assomiglio a una giraffa! Siete entrambe delle grandi artiste! Mi avete fatta sorridere! Ehi, guarda quanti brillantini! Ciao, unicorno! Un attimo! Madison, svegliati! Oh, che c'è? Ho sognato di incontrare un unicorno! Ti senti bene? Che c'è di strano? Sembrava così reale! Niente più capelli blu, vero? Farò meglio a tornare a dormire! Magari farò lo stesso sogno. Tu e i tuoi sogni. L'arte è bellissima, ma a volte non è così intuitiva. E non sempre riesce, vero? Ma che cos'è? Guardami, faccio la stessa faccia! È davvero ridicolo! Guardatevi voi due, pensate di essere così brave? Ah, ma quel dipinto ha preso vita! Vi insegnerò io a prendere in giro l'arte! Wow, ma cosa? Come abbiamo fatto a finire qui? Siamo così colorate! Wow, sai che c'è, mi piace un sacco! Anche a me è pazzesco! Ehi, guardate me, sto quassù! Benvenute nel mondo dell'arte, è il momento di una sfida! Per prima cosa, la sfida di disegno! Sembra emozionante, facciamola! E adesso la prima sfida di disegno, la lettera B! Ma dai, è facilissimo! Aspetta di vedere quello che combino! La mia lettera B ti lascerà di stucco! Ehi, ma che sta facendo, Madison? Oh, sta disegnando un sacco di linee!
A me quella non sembra una B. È ora di vincere questa sfida. Fatta! È perfetta. Madison, guarda, ho disegnato una B perfetta. Sì, molto carina. C'è così tanta polvere qui. E ciù! Oh no! Il mio disegno è volato via con lo starnuto. Ma dov'è andato? Perché non torna? Oh, eccolo. Ma che schifo. Il mio lavoro è rovinato. Annie, ma che sarebbe quello? Fammi vedere quella di Madison. Ah, molto carina. La tua B prende un bel 10. Mi fai vedere come hai fatto? Ma certo. Comincia facendo una lunga linea a sinistra, poi 8 linee più corte così. Trasformale in quadrati, le ultime dovrebbero essere un po' inclinate. Adesso aggiungiamo altre 3 linee oblique e adesso le uniamo, vedi? Aggiungiamo linee sotto e sopra e dentro. Per finire basta ombreggiare un po' con la matita. Un cotton fioc ci aiuterà a sfumare. Ed è fatto! Facile, vero? Chissà che faremo adesso. Per la sfida 2 dovete disegnare l'amore. Sarà fantastico, sono prontissima! E userò 3 strumenti allo stesso tempo. Li prendo tutti e 3 e disegno 3 linee contemporaneamente, vedi? Adesso ombreggiamo con la matita. E mi serve un cotton fioc per sfumarla. Sì, è fighissimo! Ma come si disegna un cuore? Lo so! No, non funzionerà. Ma forse se... no, neanche questo. Aspetta, chiedo aiuto. Meno male che ho sempre con me questo bottone aiuto. Lo premerò e aspetterò qualcuno. Ah, sì! Lei andrà benissimo! Ciao! Per favore, disegna tu al mio posto. La sfida è disegnare un cuore. Il cuore è il simbolo dell'amore. Scriveremo la parola sul foglio in questo modo. E adesso? Il prossimo passaggio, un cerchio proprio qui. Un altro qui. Lo trasformeremo in un capolavoro. Ogni lettera si trasformerà in una mano. Non dimentichiamo le braccia. E disegniamo dei raggi come ruote di bicicletta. Poi ovviamente ci servono i corpi. E dei capelli per rendere tutto speciale. I vestiti, le gonne e le gambe. Decoriamo i vestiti e voilà! Ecco qui l'amore. Wow, brava, bravissima, grazie! Prego, adesso torno al mio lavoro. Che cosa? Non è giusto! Il disegno di Annie è stupendo! Serve anche a me aiuto per migliorare il mio. Ah, non vedo l'ora di vedere chi arriva! Oh mio Dio! È incredibile! È arrivata Billie Eilish ad aiutarmi! Sì, sono io, ciao! Ah! Sono la tua fan numero 1! Grazie, grazie, fai fare a me! Ma è davvero Billie Eilish? Non ci credo, è davvero lei! Ecco qui, ciao! Non posso credere che fosse la vera Billie Eilish! È pazzesco, vero? E adesso vediamo i lavori. Aspetta, ma mi ha soltanto fatto un autografo! Ma è comunque fantastico, vero? Oh, Billie Eilish! 10 lode per te, Madison! Oh, Annie, è davvero una bella idea dell'amore! Chissà che cos'è! Sono così curiosa! Non c'è niente ancora? Non capisco. Cos'è questo rumore? Una sorpresa! Ancora niente. Allora stiamo aspettando qui. Wow, bello però! Già! Dobbiamo aprirlo, forse? Comunque mio! Ehi, è stata una mia idea! Giù le mani, dai! Sei sempre il solito! Oh, bollicine! Chi se ne frega! Carine, però! Mi fai provare? No! Dai, per favore! È così divertente! Guarda qui! Ho avuto un'idea! Sarà bellissimo! Sì! Prendiamo una tela e applichiamo il colore con il rullo.
dobbiamo coprire tutta la tela. Adesso immergiamo una tazza nella vernice bianca e premiamo sopra la tela, scatenando tutta la fantasia. Adesso aggiungiamo il colore dentro i cerchi. Possiamo provare vari colori per maggiore realismo. Dobbiamo ricreare l'effetto della luce nelle bollicine. Niente male davvero! E adesso qualche dettaglio in più. È un capolavoro, sono una vera artista! Guarda un po', Chris, anch'io ho delle bollicine. Cosa? Invidioso? Posso averlo? Facciamo a cambio. Da qua! Wow! Ah? Ma dove sono le bollicine? È finito il sapone, non è giusto! Ah, che sbadato! Ho dimenticato di dirtelo! Non è divertente! Ok, ora della prossima sfida! Oh, un unicorno! Che felicità! Wow, datti una calmata! Devo decisamente fare nuove amicizie! Che stai facendo, Chris? Sono la principessa Scintilla e regno su tutti gli arcobaleni! Basta che sei contento tu! Smettila, stai rovinando tutto! Giriamo la ruota! È meraviglioso! Senza mani? Nessun problema, ecco! Mani dietro la schiena? Mi sembra un'ottima idea, sì! Pensavo sarebbe stato più difficile! Niente male! Finito! Che te ne pare? Diciamo che è personale! Ma cosa ne sai tu di arte? Ti faccio vedere io come si disegna un unicorno. Devo solo prendere le misure. Oh, certo, vanno sempre prese. Sì, è proprio un unicorno. Che sta facendo adesso? Forse ho un piano. Renderà tutto più facile. Cominciamo con un foglio a quadretti e disegniamo l'unicorno così. All'inizio sembrerà strano, ma alla fine avrà senso. Una volta fatti i contorni, riempiamoli. Questo è un ottimo modo per disegnare tanti dettagli. Usare i quadretti è utile per le proporzioni e aiuta a disegnare più facilmente. Ora coloriamo. Se solo fosse davvero così facile, aggiungiamo altri colori per il corno. Visto? È venuto come pensavo. Ecco il mio unicorno. Guarda qui. Bello, vero? Come ci sei riuscita? Io ho al massimo colorato la sua criniera. Almeno ci hai provato. Lo so. Gira e rigira. Dove si ferma, chi lo sa? Oh, si è fermato sull'orso, carinissimo. Fatemi un orsetto di peluche. Oh, nessun problema. Guarda i miei soldi. Oh, wow! È tutto, continuate a guardare. Dove andrà a finire? È un mistero. Sono miei, miei! Devo sbrigarmi. Smettete di muovervi. Un taglietto qui, un grosso taglio qua e ho un orsacchiotto. Lo metto su un foglio di carta. Non voglio pieghe. Guardate qui. Non male, eh? Sono ricca! Già sentita. E ancora meglio! Ah, ne comprerò una nuova. Ma prima mi serve un orso. Quanti soldi! Prendi l'orso, dammi i soldi! Ho una grande idea geniale! Mi servirà della vernice e lo spruzzo sul foglio. Voglio assicurarmi che sia tutto coperto. Mi faccio strada fino in fondo. Tutto fino a giù! Quasi finito! Questo dovrebbe bastare. Spero tu riesca a trattenere il respiro, Teddy. Strofinerò l'orso nella vernice. Ecco fatto, un po' di colore. Direi che ci siamo. Posso toglierlo? Mi serve un altro foglio di carta. Ci premo sopra l'orsetto. Lo muovo un pochino così. Ha bisogno di un fiocchetto. Sembra carino, non è vero? Questo è il meglio che avete? È un po' deludente. E hai rovinato il mio orso. Vince la Barbie di campagna. Lo sapevo! E vai! Facciamo girare la ruota. È un telefono. Ehi, chiamatemi ogni tanto. Oh, sarà facile. No, non ne ho bisogno. Questo è ciò che sto cercando. Lo metto qui. Ora devo fare una foto veloce. È perfetto! È ora di stamparlo. Amo la tecnologia!
È stato veloce! È proprio quello che voglio! Ehi, guarda qui! Wow, che figata! E mi è anche venuta un'idea! Ho bisogno del vostro aiuto! Mi serve il tuo aiuto! Ti costerà un po'! Sono un po' al verde! Aspetta! Fammi pensare! Oh, questo è quello che cerco! Uova fresche e deliziose! Questo deve essere il mio giorno fortunato! Ma non ditelo al contadino! Ehi, signor artista! Che ne dici di uova appena deposte? Vediamo un po'. Che ne dici? Non lo so, sono vegano, ma vabbè. Belle pennellate! Wow, hai un grande talento! Il mio lavoro qui è finito, ecco a voi! Wow, devo prendere un po' di pancetta. Sono tornata, l'ho fatto io! Spero che piaccia! Ignorala! Wow, quanto sei competitiva! È ora di annunciare la vincitrice! E questo ragazzo è un vero visionario! Cosa? Eh? Un punto! Sono di nuovo in gioco, baby! Trascorro i miei fine settimana sullo yacht. Oh, penso che sia ora di mangiare, grazie! Ho davvero fame! Si aspettano che mangi quello? Ah, sembra bruttissimo! Questo è molto meglio! Sembra buono, lo chef ha fatto la sua magia! Sembra delizioso, a me hanno dato questa sbobba! Ci sono degli strani grumi! Che cos'è, cartone? Non è giusto! Mangiamo? Dobbiamo? Ok, ci proverò! È gelido, davvero orrendo! Non vedo l'ora di provare il mio! Il pesce è appena pescato, sarà delizioso! Wow, è cotto alla perfezione! Ho una colina! Si scioglie in bocca! Ho l'impressione che tu lo faccia apposta! È così, infatti, salute! Il carcere non è poi così male! Io ho solo dell'acqua! Almeno quella non possono rovinarla! Ho parlato troppo presto! Questo è il pasto peggiore di sempre! L'ho anche rovesciata! Che cosa hai fatto? Guarda! È zuppo! Scusa, non l'ho fatta apposta! Oh, hai rovinato tutto! Sono davvero triste adesso! Asciughiamo! Di solito lo fa il mio maggiordomo! Che finaccia! Oh, la vita sa essere così crudele a volte! Aspetta, ho un'idea! Ho creato una forma con l'acqua! Ora ci immergo della pittura muovendo il pennello così! Poi lo muovo con cura! Darà un grande effetto! Faccio lo stesso in altri punti con del blu! È un modo super divertente! Ok, ci siamo! Facciamo asciugare e adesso ridipingo sopra! Non devo fare molto! Guarda, niente male, vero? Wow, sei un artista! Chissà se riesco a fare qualcosa di carino! Ma che cosa dipingo? Aspetta, ce l'ho! So cosa fare! Inizio dipingendo piccoli punti sulla carta. Poi inumidisco il pennello e distribuisco la vernice. Caspita, guarda che colori! È stupendo! Parto dai bordi esterni, poi coloro al centro. Sta davvero cominciando a prendere forma. Ripasso, voglio che spicchi. E adesso aggiungo altro colore. Ora posso dipingere le foglie. Questa è la parte facile. Farò semplicemente pennellate verdi qui intorno. E questo è tutto! Che bellissimo fiore, guarda! Che ne pensi? Wow, l'adoro! Questa cella finalmente vede un po' di colore! Cavolo, non riesco a tirarla fuori! Il carcere è proprio noioso e gli outfit sono fuori moda! Guardate che scarpe, non si abbinano alla tuta! Il telefono, prego! Devo fare una chiamata! Tesoro, è così bello sentirti! Mi serve il tuo aiuto! Puoi contare su di me! Wow, che rapidità! Avanti, entra! Hanno mai sentito parlare di interior design? Sei il migliore! Vediamo cosa c'è! Sono stupende! Sono così felice! Ma che sto aspettando? Devo provarle! Ah, ecco, ora sì! È tutta una questione di abbinamenti! Ah, sei un genio! Lo so! Mi manchi, tesoro? Mua, mua, mua. È così fortunata, ha potuto rivedere il suo amato ed io? Mi manca tanto, Chris. Guardate quella faccina buffa. Chissà che sta facendo. Ci rivedremo presto, ma non posso aspettare così tanto a lungo. Che seccatura. Ora sto piangendo. Eh?
Guarda, la mia lacrima ha creato un cuoricino, questo mi dà un'idea. Mi serviranno due matite e un pezzo di nastro. Ce la avvolgo intorno per tenerle insieme e disegno intorno al cuore. Ora un bell'omino secco. Adesso con un pennarello ricalco le linee. Prima l'omino e poi il cuore. Con un pennino invece ricalco le linee superiori, così. Poi prendo una matita e la uso per creare delle ombreggiature. Riempirò lo spazio tra le righe sfumandole col dito. Farò lo stesso con l'omino. Riempio leggermente gli spazi vuoti, ma non del tutto, per ricreare i riflessi della luce. Sarà fantastico alla fine! Mancano soltanto poche parti da riempire, poi posso cominciare a passarci sopra il dito. Dovrebbe bastare. Realizzo delle ombreggiature così. Penso che sia tutto. Guarda qui. È venuto dal cuore. Ti piace? L'hai disegnato tu. Ah, e io che faccio? Forse potrei usare questa scatola. Inizio facendo un buco, spruzzo della vernice nera su un cartoncino e ci metto sopra il coperchio della scatola sopra. Uso nero e argento, il coperchio fungerà da stencil. Che ne pensi? Wow, sembra la luna! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! I miei amici non ci crederanno mai! Guarda la prima sfida! Cominciamo! Ho un buon presentimento! Wow, quanti colori! Questo è il miglior giorno di sempre, vero? Ah? Che cos'è? Come ci è arrivata qui? Immagino che vada indossata. Ecco a che cosa serve! Non riesco a vedere niente! Barbie, spero che sia tu! Ah, ti aiuto! Che gentiluomo! Chi ha parlato? Ah, eccoli! Non ho idea di quali sto prendendo! È questo che lo rende divertente! Dovrebbero bastare. Possiamo togliere le maschere adesso? Oh, niente male. Tu che cosa hai preso? Scopriamolo. Oh, poteva andare meglio. Hai visto? Non ho fatto io le regole. Bene, procediamo. Ci siamo? Via! Comincerò dai capelli usando il giallo. La mia sarà rossa. Non voglio commettere errori. Sta andando bene. Mi sto divertendo. È così rilassante! Dovremmo farlo più spesso! Intendi dire come fidanzato e fidanzata? Ehi, rallenta, amico! Stiamo ancora imparando a conoscerci! Questo ragazzo sembrerà un alieno! Sono stata proprio fortunata con i colori! Ora posso colorare il viso! Credo di aver finito, anch'io! È venuto proprio bene! Stai scherzando, vero? Questa è un'opera d'arte! Come vuoi! Che succede? Non lo so! Che strano! Ehi, stai benissimo! Davvero, oh, che dolce! E tu invece sembri tanto così dal vomitare! Aspetta, cosa? Oh, ma sono verde! Ah! Adoro il suo vestito! Guardala! Dovremmo provare altre scarpe! Questa bevanda è proprio buona! Sì, il blu si addice molto a questo look! Ehi, un'altra sfida! Accidenti, è difficile. Devo inventarmi qualcosa. No, oh, la cannuccia continua a muoversi. Così va meglio. Pensare mette sete. Aspetta, posso usarla. Intanto dipingerò un cuore. Lo farò multicolore. Questa era l'ultima parte. Adesso ho bisogno della mia cannuccia. Soffio delicatamente e la vernice si espanderà sulla carta. Faccio tutto il giro, poi aggiungo alcuni dettagli all'interno, come due occhi e un sorriso felice. Perché no, anche delle gote rosse. Ho finito! Ehi, Barbie! Che belle scarpe! Che c'è? Guarda, ho fatto un cuore! Wow, è perfetto, davvero adorabile! L'ho fatto per te! Oh, che imbarazzo! Io non ho niente per Justin! Come faccio adesso? Ho un'idea! Le scarpe della mia bambola! Mi salveranno loro! Avrò bisogno di una piccola tela. Ci dipingo sopra un cuore su cui vado ad applicare le scarpe. Così, a righe. Finché non ho coperto tutto. E uso scarpe di diversi colori. Questa era l'ultima, è come un arcobaleno! Justin, guarda, ti piace? Mi ero ripromesso di non piangere, ma non posso farne a meno! È dolcissimo! Ne farò tesoro per tutta la vita. Oh, anch'io è il miglior regalo di sempre. Oh. Ehi, mi hai spaventata.
Eh? È la nostra prima sfida. Ah sì, wow! Oh, sono candele. Guarda che carine. Non mi fanno impazzire. Che cosa posso fare? Questa è una buona domanda. Che ne dici di un fantasma spaventoso? Oh, Justin? Hai paura? Non proprio. Sono io. Ah! Molto divertente. E rilassati un po', dai. Forse... Ma certo! Decorerò questa candela con la cera di quest'altra, così non si staccherà. Non ho mai dipinto con la cera prima. Un cuoricino. La cera si sta indurendo. Ehi, niente male, voglio provare anch'io. La mia cera si è sciolta. Cosa c'è di più spaventoso dei pipistrelli? Basta fare delle V. Non è fighissima, guarda! Wow, incredibile! Bella quasi quanto la mia! Wow, forte! Lo so! Stanno bene insieme? Sì, vediamo! Sì, sono una vera figata! E spaventose! Ho i brividi! Sì, potrei guardarle per ore! No! Alla prossima! Mamma, che noia! Dov'è la nostra prossima sfida? Spero davvero che includa uno spuntino. Hai del cibo? No, magari. Che peccato! Avevo voglia di patatine fritte! Guarda! Guarda quante! Magari potesse piovere patatine per sempre. Sì, continua così. È incredibile. Buone, salate, appena fatte. Non sono stupende? Ah? Oh. Posso aiutarti? Scusa. Che imbarazzo. Aspetta, vere patate. Cosa ci faccio però? Non puoi mangiarle crude. Sì, lo so. Dai un'occhiata. Non puoi mangiarle crude, gnegne. Wow, è incredibile! Cosa? È lo strumento perfetto. Sì! Ah, davvero? Vediamo un po'. Seriamente, che cosa dovrei farci con questo? Oh. Niente, mi tocca mangiarle crude. Lo so! Userò queste perle commestibili. Bene, al lavoro! Riuscite a indovinare che sto preparando? È molto più facile che usare le dita. Ah, un cuoricino! Ora devo soltanto fonderle insieme. Ecco qui. Che meraviglia. Ehi, dai un'occhiata, Wow, è un cuore. Io mi ritrovo con una stupida patata. Aspetta. Ho trovato. Se la spingo sulla formina posso tagliarla. Poi tolgo l'eccesso dal centro. Visto? È come una scultura. Devo soltanto aggiungere alcuni dettagli. Ora, il mio colore preferito. Guarda qui! È uno stampino, vedi? Posso farci tanti piccoli teschi. Wow! Ciao, Justin! Aspetta... Che ne pensi? Wow, tutto da una patata! Sono colpito! Ah, adulatore! Aspetta, tieni, te lo regalo!
Oh, che dolce! Oh! Vuoi la mia patata timbro? Certo! Sasso, carta, forbici! Che forza! Oh, 2 su 3? Ho vinto! Bella partita, eh? Cosa? Un timer! E per che cosa? Oh, pennelli! Ok, non ci sto capendo niente. Dovremmo dipingere qualcosa? Non ne ho idea. Guarda il tempo! È partito! Dobbiamo muoverci. Devo pur cominciare da qualche parte. Che cos'ha questa vernice? Si sta muovendo con il pennello! Cavolo, è pazzesco! Pianino... Ah, si sono mescolati, peccato! Ti mostro io come si fa. Oh, curva stretta, eh? Eccone un altro. Oh, cavolo, per così poco! Non è così facile, vero? Proviamo ancora. Ho solo bisogno di tenere ferma la mano. Oh, non di nuovo! Scommetto che ce la farò questa volta. Occhio al verde. No, si è mescolato, che fastidio! Sta diventando stressante e il tempo sta scadendo. Lo so. Andiamo. Sì, e vai. Ce l'ho fatta, è dentro. Sì, anche il mio. Ce l'ho fatta! Sì! Wow! Aspetta, abbiamo vinto entrambi? Forte! Oh, i miei occhi! Ehi! Guarda, anch'io ho ricevuto qualcosa! Wow! Che carino! Beviamo? Alla salute! Ah! È alla mora! Delizioso! Non dimentichiamo la decorazione. Batti 5. Sì! Amo l'ora di educazione artistica. Wow, fantastico! Devo aggiungere un tocco di colore a una cosa speciale qui. Wow, questi colori renderanno bellissimo il mio disegno. Inizio con il verde. Cerco di non uscire dalle righe. Voglio creare un effetto arcobaleno. Verrà benissimo. Eh sì, è un capolavoro. È magnifico! Wow, l'hai fatto tu! Questo pennello ha avuto giorni migliori. Oh beh, è l'unico che ho. Me lo tengo così. Ho un'idea per il progetto di arte. Ehi, Lizzy, devo dipingerti, ma letteralmente. Oddio, cosa hai fatto? I miei bellissimi capelli, sei un mostro! Ragazze, basta! Dico sul serio. Che succede? Facciamo girare la ruota. Voglio che disegniate una donna bionda. Una donna bionda. Non è mica facile. Aspetta, so cosa fare. Lizzy? Ok, ok, ti farò da modella. Ottimo, non ti muovere. Che stai facendo? Fidati di me, so cosa faccio. Disegno il contorno del viso, ferma così. Non è facile. Hai gli occhi verdi, vero? Che bel rossetto. E ho finito! Wow, bellissimo! Sei proprio tu, uguale uguale! Dici sul serio? Davvero sono così? Oddio, devo assolutamente truccarmi meglio! Sono un artista, dovrei farlo di mestiere! Fio, molto meglio! Aspetta un secondo, ho un'idea! Ehi, artista sofferente, vieni qui! Non chiamarmi così, per favore, mi chiamo Jeff! Bene, iniziamo! Sì, sì, sono ispirato. Ammira la mia creazione. Oh, wow, grazie! Ma devo colorarla. Non userò la vernice, però. Inizio mettendo uno stencil sopra il disegno. Poi mi serve la mia palette d'ombretti e un coltellino a paletta. Uso il coltellino a paletta per grattare l'ombretto. Devo grattare per fare la polvere. Ma anche sugli altri colori non ne serve tanta. E poi la verso sullo stencil. Lascio che i colori si mescolino. E uso la mano per spalmarli. Viene un effetto carinissimo.
che bello! Wow, sono super soddisfatta! Davvero, lo trovi artistico! Beh, lo scopriremo presto! Oh, certo! Che incubo, Naomi! Ma almeno ci hai provato! Lizzy, colorato e fantasioso! Hai visto quello? Vince Lizzy! Sì, lo sapevo! Non doveva essere una donna bionda! Pronte per il prossimo round? Giriamo la ruota! A quanto pare siamo atterrate su una t-shirt! Ti sembra una che porta t-shirt? E va bene, ti aiuto io! Come ha fatto? Credo che sia una strega! Wow, vestiti gratis! Non è per niente il mio stile! Iniziamo, ma prima mi mangio uno snack! Che buono! Che fai? Non hai tempo per questo! Ma certo, c'è sempre tempo per uno snack, soprattutto se è delizioso! Ma devo fare una chiamata! Pronto? Mi serve il tuo aiuto, tesoro, con molto piacere! Fammi pensare, cercavo proprio questo! Dallo a Lizzy! Dai, sbrigati! Perché ci sta volendo così tanto? Finalmente! È dorato! Wow, guarda, ci sono un sacco di paillette! Aiuto, sto per starnutire! Ah, molto meglio! Oh, guarda, un felice incidente! Proviamola! Molto carina! È stato facile! Prof? Molto fashion, Lizzy! Potrei mangiarne all'infinito! Oh, mi sono sporcata i pantaloni di salsa! Rimarrà la macchia! Devo pulirli subito! Non dovrebbe volerci tanto! Do giusto una spruzzata, per sbarazzarmene! Come? Com'è successo? Mi sa che la candeggina non è stata una buona idea, aspetta! Ho un'idea geniale! Metto una foglia sulla maglietta, poi ci spruzzo la candeggina! Bagno tutta la maglia, ma non muovo la foglia! E poi aspetto! Una volta asciugata, tolgo la foglia! Wow, mi piace un sacco! Mi starà benissimo! È perfetta! Se ti piacciono queste cose! Ok, è l'ora del giudizio! Diamo un'occhiata! Non è facile stavolta! Sono diverse! Non riesco a decidermi! Ok, pareggio! Abbiamo vinto tutte e due! Un lecca lecca? Sì! Ne voglio uno! Guardale, come se digustano! Ho un'acquolina! Ah, basta! Datemeli, li voglio tutti per me! Ah, ecco qui! Fragola! E questo sa di limone! Assolutamente deliziosi! Oh, scusate, ragazze! Che cos'è successo? Ho un saporaccio in bocca! Che schifo! Aspetta! Ehi! Guarda qui! Per prima cosa riempio uno stencil usando due diversi colori. Sfumare è fondamentale. Fatto! Ah? Posso fare di meglio, sai? Sta a vedere! Ok, passiamo ai pennarelli. In questo modo il soggetto sarà più evidente. Questi dettagli richiedono un po' di tempo, ma ne varrà la pena. In alto creo delle piccole orecchie. Poi le pinne. Riuscite a capire di che cosa si tratta? Forse questi dettagli aiuteranno. Questo per Vink è davvero bello. Non scordiamoci l'altro lato. E adesso un po' di viola intenso. Questi colori stanno benissimo insieme. Contribuiscono ad aggiungere profondità. E anche se ci vuole un po' di tempo, non ve ne pentirete. Adesso mi serve un pennello più spesso. Vedete come lo sto tenendo? E guardate che splendide tonalità! Le alghe aiutano a creare la scena, sembra che siano sott'acqua. E adesso bolle! Ehi! Guarda qui! Ti piace? Wow! Lo prendo come un sì. Il mio sembra così banale. Stupido pennello.
forse più grande è meglio. Ma prima devo prepararlo. Con gli arcobaleni non si sbaglia mai e questa tecnica lo renderà vivo. Capite che intendo? Così si dà vita a un'immagine. Visto? Wow, che maestria! Sono molto colpita. Ben fatto, ora lasciate che me li prenda. Ehi! Oh, sì! Cosa c'è di così divertente? Che schifo, è enorme! Non mi piacciono le ragazze cattive, vi punirò entrambe. Basta indicare. Ehi, non riesco a muovere la mano! Au, è bloccata! Esatto, il mio lavoro è finito qui. Ma le nostre mani? Dovremmo disegnare così? Ma come? Lily, non so che dire. Aspetta. Guarda qui. Devo solo giocare con le forme. Riuscite a indovinare che cosa sarà? Funzionerà, ne sono certa. Si è liberata. Ho del lavoro da fare qui. Aggiungo un paio di cose, così potrò basarmi su ciò che ho già realizzato. Indovinato, è un occhio. Ora sì che si ragiona. Il naso è carino, vero? Se avete indovinato che si tratta di una foca, bravissimi. Sta latrando. E adesso un po' di colore. Rosa sulla lingua, ovviamente. È un must. Ok, ho finito. Ti piace? Che ne dici? Ma... aspetta, adesso ne faccio uno altrettanto bello. Anche se sto usando la mano, realizzo una forma completamente diversa. Ci siamo quasi. Wow, funziona davvero! Ci sono! A volte basta un cambio di prospettiva. Adesso dobbiamo collegare le forme. Gli occhi possono andare qui. Sembra già carinissimo. Insomma, guardate che sorriso. Il prossimo passo? Il corpo. Sta venendo bene, ma ci vuole un po' di colore. Ah, quanto è soddisfacente! Tratti così lunghi e colorati, questo verde è davvero brillante. È facile con un unico colore. Non dimentichiamo i piedini. Finito! E vai! Wow! Bello, Jasmine! Sono entrambi magnifici! Davvero ben fatto! Il che significa una cosa. Miei! Oh! Ecco! E adesso? Wow! Sì, è forte, lo so! Fantastico! Sì, allora chi ha vinto? Ottima domanda, mortale. Ehi, senti, lo facciamo? Sì. Ok, adesso. Tadan! Sei tu, strega! Con tanto di neo. Lo abbiamo fatto insieme. Cosa vedono i miei occhi? Oh? Oh, ragazze, volevo solo vederlo da vicino. È il dipinto più bello che abbia mai visto. Eccomi! Uffa, accidenti, mancato! Ecco, fammi provare! Ah, buh, anche io l'ho mancato! Devo solo mirare! Non dovrebbe essere così difficile! Oh, che diamine! Guarda cosa sta facendo! Ah, sta disegnando qualcosa su quell'opera d'arte! Non va affatto bene, oh no, l'insegnante è qui! Cosa sta succedendo qui dentro? Ah, che fine ha fatto quell'opera d'arte? Ora basta! Poteri dell'arte a me! Wow, non può essere, guardaci! Aspetta, del rossetto? Ups, scusami, posso aggiustarlo? Ecco! Molto meglio! Dunque, siamo pronti per affrontare una sfida di disegno! Girerò la ruota e vedrò cosa dovrete affrontare! Eccoci! Oh, che bello! Un cuore! È ora di disegnare l'amore! Sì, amo disegnare i cuori e l'amore! So io cosa farò, inizierò con la parola amore!
Wow, quella è stata una giornata fantastica, era così bella in quel prato. Ok, ora per dare un tocco in più. Aggiungo un cuoricino e poi trasformerò la O in una ragazza. La B sarà un altro cuore. Lei può essere la persona che le piace. Che carino. Ma serve un po' di colore. Questo cuore sarà rosa. Bene, anche questo piccoletto quassù sarà rosa. Ok, ora per gli altri colori. Il vestito sarà viola. Wow, si sta davvero trasformando in qualcosa di speciale. È ora di usare un altro colore. Giallo per i capelli. Starà bene. E penso che avrà un cappello blu e anche un po' di verde sulla sua maglietta. No, io ti amo di più. Con le matite colorate gli darò espressività. Ta-da! Bene, studenti, vediamo le vostre opere d'arte, per favore. Oh, che cosa? Oh, no! Ehi, tieni la gomma in bocca, per favore. Cosa stai facendo? Aspetta, questa è la mia opera d'arte, giuro. Om nom 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 nom. Mi serve ancora un momento, quasi fatto. Om nom 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 nom. Ho finito. Ecco, ecco la mia opera d'arte che rappresenta l'amore. Wow, come hai fatto? Sorprendente! Oh mio Dio, è così impressionante! Un bel voto per te! Sono così entusiasta di vedere cosa c'è dopo! Oh, ed ecco la ruota! Ed eccoci qua, si è fermata sul fenicottero! Non esattamente dinamico, cosa farete? Un fenicottero, non credo di averne mai visto uno dal vivo! Ma sul serio? Non credo che questa sfida andrà bene. Cosa faccio? Sono rosa, giusto? Credo di sì. No, nemmeno questa idea funzionerà. Oh, non ce la faccio più, non so cosa fare. Aspetta, che diavolo ho sulla mano? È vernice. Cavolo, ora ho anche della vernice rosa su tutta la mano. Ehi, aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Vediamo cosa succede se inizio con un'impronta. Wow, è abbastanza figo! E anche a me è venuta un'idea. Inizierò tracciando la mia mano. Ora devo sistemare il contorno e devo aggiungere un occhio e il becco. Per prima cosa colorerò il becco visto che è nero e ora aggiungerò il rosa, tanto rosa! Qui andrò avanti e indietro riempiendo con il colore. È tutto rosa, ma ho quasi finito! C'è un evidenziatore rosa qui, ne avrò bisogno. È ora di trasformare la mia impronta in un uccellino tropicale. Trasformerò il mio pollice nella testa dell'uccellino. Il becco sarà nero ora per gli occhi e per le gambe. Ed ecco le gambe gialle. E ho finito! Va bene, ragazzi, vediamo i vostri progetti finiti. Ecco il mio fenicottero. Ed ecco il mio. Proprio come richiesto. Vedo che abbiamo un disegno completo nei particolari. Avete fatto entrambi un ottimo lavoro. Oh, è vero, avevi della vernice su tutta la mano. Oh, sì, mi dispiace. Cosa pensi faremo dopo? Va bene, voi due siete pronti? Sembra che questa volta dovete disegnare un ragazzo. Voglio proprio vedere che cosa combinate. Sono un po' deluso. Non posso negarlo. Eh? Oh no, ho finito gli snack. Ora sì che sono deluso. Beh, ora cosa farò? Aspetta un secondo. Ho questo piatto vuoto. Sì, funzionerà di sicuro. Ho un ottimo piano. Che stai facendo con un piatto e un pennarello? Non capisco, perché stai disegnando sul piatto? Non preoccuparti, so io cosa sto facendo. Finirò di fare l'omino su questo piatto. Accidenti, cosa dovrei disegnare? Proverò usando le lettere, sembra funzionare. Ok, ci siamo. Scrivo ragazzi in inglese e lo trasformo. Gli ho fatto degli occhiali e ora dei capelli, mi piace. Devo fare anche le orecchie, il mento, il naso e la bocca. Va bene, ora ho l'omino. Penso che abbia bisogno di un palloncino. Ecco, e ha bisogno di un filo così il palloncino non vola via. C'è qualcosa tra i miei denti, che fastidio. Non va bene, forse se bevo lo toglierò. Credo che vada già meglio. Gli farò i capelli arancioni. Ancora un po' e i tuoi capelli saranno a posto. Va bene, vuoi una maglia verde? Nessun problema. Ho finito. No! Hai versato l'acqua sul mio omino! Sto annegando! Devo fare qualcosa! No, no, no! Omino, niente panico! Aspetta, sta succedendo qualcosa! Sta succedendo qualcosa al mio omino! Hai ragione! Non sta annegando, ma sta galleggiando! Che figo! Mi piace! Hai fatto un ottimo lavoro! Vinco io? Ma dai, che bello! Pronta per la prossima challenge?
Un cactus. Stavolta fallirai. Non credo, tu fallirai. Vai! Questo dovrebbe essere facile, devo rimanere carica. Non stressarti, sei tu che hai la penna. Ho quasi finito. Ce l'ho fatta. Trova la differenza, è difficile, vero? Cos'è? Guarda e impara. Tampono la spugna sul foglio. Poi faccio i bordi con la spugna più piccola e ora la uso per i fiori. Poi devo solo aggiungere dei dettagli, devo incorniciarlo. Che ne pensi? Beh, sono tutti e due verdi. Non mollare. Questa non è nemmeno una gara. Wow, un cactus gigante! Credi che dentro ci siano caramelle? C'è solo un modo per scoprirlo? Mi metto la benda. Ok, rompiamo gli indugi. Pazzesco, guarda! Eh? Hai detto qualcosa? Ma dov'è finita? Ehi! Bah, l'abbiamo persa. Che è successo? Ehi, ma da dove vengono queste caramelle? Stavolta ho buone sensazioni. Beh, che delusione, pensavo fosse una challenge. Ok, stavolta che uso? Troppo grande. Nah, nemmeno questo. Questo è perfetto. Dovrebbe essere facile fare la zucca, è un cerchio arancione. Stavolta devo vincere io. Ok, questo va bene. Faccio prima le parti. Poi il picciolo. E ora lo coloro. Con una sfumatura e un colore diverso sarà ancora meglio. Sono soddisfatta. Che ne pensi? Ehi, svegliati! Ehi! Yuhu! Svegliati, dobbiamo disegnare! Sono sveglia, che succede? Ok, giusto, la zucca. Ottimo, è finito il tempo. Questo è il meglio che io potessi fare. Hai una cosa su una guancia. Davvero, cosa? Oh, vernice! Ti sta bene? Oh sì, qual è il premio? Succo di zucca. Non mi piace. Mi sento strana. Che succede? Ho una zucca in testa? Ah! Almeno hai già il costume per il prossimo Halloween. Odio questo gioco. Ah! Il mio viso, il mio bel viso è tornato. Ah, scusa, mi sono spaventata di brutto. Non lo berrò mai più. Ehi, lontana da me! Ehi, guarda! Finalmente un Poppit! Wow! Questa è la migliore finora! Voglio farlo perfetto! Prima disegno un quadrato. Poi i cerchi. Ho un'idea migliore. Per fortuna ho questa fotocopiatrice a portata di mano. Ok, Poppit, vai! Faccio una copia! Non avrei potuto fare di meglio! Come sta andando? Perfetto, devo solo colorarlo ora! Divertente! Faccio una linea di vernice qui! E ora il resto è come un arcobaleno! È proprio come un Poppit, voglio premerlo! Ottimo lavoro, stavolta mi sa che ho vinto! Non ci credo, ce l'ho fatta! Spero scherzi! Guarda il mio! Si allontani dal tavolo, signora! Mi mostri la mano! E l'altra! Non opponga resistenza! Usare una fotocopiatrice non è disegnare! Prendiamo molto sul serio chi imbroglia qui! Scusi...
Pensi di conoscere qualcuno e invece... Wow, un popit di cioccolata, la mia preferita! Deliziosa! Lei se ne va al fresco! Forza! Oh oh, e vabbè! No, non ho più i piedi piatti! Ah. Che rumoraccio! Stavo dormendo così bene! Ah, Barbie ancora dorme! Ehi, svegliati! Barbie, pronto? Ah, non funziona! Beh, che posso fare? Dorme come una bambina. Ci sono, le farò una sorpresa. Ho sempre voluto viaggiare e Parigi è così bella. Questo lo prendo io. Ehi, il ladro di croissant! Incredibile! Barbie ne sarà entusiasta, un croissant appena sfornato e un caffè. Che buon profumo! Glielo metterò sotto il naso. Che cos'è? Sento l'odore del caffè, grazie! Aspetta, ho anche questo. Fantastico! Che buono! E ce n'è uno anche per me! Me lo voglio gustare! Ho l'acquolina in bocca! Fresca! E questo croissant è così leggero! Ma che significa un punto interrogativo? Immagino che sia un mistero! Ok, cominciamo! Sto aspettando che arrivi l'ispirazione! Ancora aspetto! Ed eccola lì! Prendo un attimo questo! Justin, attento! Oh, scusami! Hai rovesciato il caffè! Oh, per fortuna è solo sul piattino! Che fortuna! Oh, forse no! È stato un incidente, Barbie! E adesso che faccio? Non posso usare quella carta! Oh, forse sì! Ho una grande idea! Mi servirà un pennarello, disegno attorno alla macchia! Ecco, finito! Justin, dai un'occhiata! Hai detto qualcosa? Ho finito il disegno! È una mongolfiera! Wow, hai un talento naturale, Barbie! Brava! Ma che cosa... Che idea! Userò il mio drink come vernice! Sarà bellissimo! Comincio a disegnare dall'alto in basso! Adoro questo colore! Speriamo che venga bene! Voglio rendergli giustizia! Un po' di colore qui, poi dipingo alcuni ovali... Sì, sta venendo proprio bene! Tutto come previsto! Adesso voglio fare dei petali qui e lì. Passiamo oltre. Evidenzio i contorni con un pennarello per far risaltare meglio il tutto. Sembrerà molto più dettagliato, sta cominciando a prendere forma. Questi saranno i miei petali, sono molto soddisfatto. È fantastico. Ehi, Barbie! Che meraviglia, sì? Guarda qui, ho avuto un attacco d'arte. Wow, è incredibile! Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sottoscrivo. Che noia, ci deve essere qualcosa da fare. Ah, che cos'è? Ah no, niente. Fa vedere. Oh, guarda lassù. Fiori? Ok. Ho un'idea. Devo prendere qualcosa. Ta-da! Cavolo, hanno visto giorni migliori. Non va bene questo. Guarda qui. Aspetta, ho un'idea. Posiziono i fiori sul foglio, spargendoli in questo modo. Voglio realizzare un cerchio. Ora ci stendo sopra un foglio di plastica e colpisco. Prendi questo! Tranquilli, so che cosa sto facendo. Togliamo. È anche meglio di quanto immaginassi. Ehi, Barbie! Questo lo devi proprio vedere. Bello, vero? Wow, l'adoro! Questo non è un fiore. Dammi solo un momento. Certo, fa con calma. Devo ricominciare da capo. Ok, andiamo. Stendo il fungo su un pezzo di cartone circolare e faccio lo stesso con altri colori stratificandoli. Fin qui tutto bene. Ora devo aggiungere alcuni dettagli. Ho arrotolato del fungo bianco in delle palline che vado ad aggiungere mettendole in colonna. Bene, finito. Sono dei cactus. Ti piaci? Wow, fantastico! Sono felice che ti piaccia. Che pensi faremo adesso? Guardate qui! La sfida numero 3 è appena cominciata! Ah, sembra difficile questa! Le stelle possono essere complicate da fare! Questa sfida ha un'altra caratteristica! Oh, il cappello! Aspetta, che dovremmo farci col cappello? Giratelo! Che mani magiche! Adesso mettete la mano nel cappello!
Tu per prima. Wow, dei pennarelli. Da paura? Sono stupendi. No, anch'io voglio dei colori. Dai, pennarelli, su. Aspetta, questo non è un pennarello. Sono occhiali. Ti sono toccati quelli strani. Ragazze, ridatemi il cappello. Tieni, Roberta. Madison, prova gli occhiali, dai. Ok, se proprio devo. Accidenti, come faccio a disegnare così? Non esiste, no. Aspetta, non vengono più via. Nonno, sono parte della sfida? Ah, va bene. Proverò comunque a disegnare questa stella. È difficilissimo, verrà bruttissima. Meno male che non ho io gli occhiali. Cominciamo a disegnare una stella. Servono linee che si incrociano, così. Poi le uniamo, tutto intorno così. E adesso anche quelle rimanenti. Fatto, serve un po' di colore. Verrà troppo bene, ne sono certa. Quanto mi piace colorare, ragazzi. Meno male che so colorare nei bordi. Sta venendo proprio bene. Così, ancora uno. Fatto! È perfetta. Ok, tempo scaduto. Ah, non riesco a toglierli. Oh, cavolo, è terribile. Madison, toglilo. Questa è la stella più bella che abbia mai fatto. Lavoro eccellente, Annie. Una bella stella. Non è giusto. E adesso l'ultima sfida. Ta-dam! Un coniglio. I conigli sono così belli. Questa è la sfida migliore, cominciamo. Coniglio, coniglio, ne disegnerò uno bellissimo. Devo fare un cerchio qui e il numero 2 qui. Adesso una linea sulla destra e le orecchie. Gli occhi hanno bisogno di pupille. Più un naso e una bocca. Che carino, adesso il corpo. Devo fare zampe e coda. I conigli hanno anche bisogno di rosicchiare. Quindi ecco una carota gigante per te. Oh, sembri così felice. Come disegnare bene un coniglio? Ti faccio vedere. Cosa? Si è spezzata! Ah, meno male che ne ho un'altra. Anche questa si è rotta, ma dai! Che palle! Ok, calmati, Annie. Prendi la matita, quella grande, così. Questa punta non si spezzerà mai. Adesso devo disegnare il coniglio più bello di sempre. Sapevo che avrebbe funzionato. Il tempo è scaduto. Vediamo i vostri disegni. Cosa? Ma non l'ho finito. Vediamo che avete disegnato. Su, forza. Madison, che bel coniglietto. Ma che cos'è quello, Annie? Non è un coniglio. Wow! Au! Oh, la testa. Ecco che ti succede se ridi della mia arte. Vabbè, almeno il mio coniglio è al sicuro. Avete entrambe imparato molto oggi, brave! Adesso tornate nel vostro mondo! Wow, siamo a casa! Guarda, eccola nel suo dipinto! Grazie, Roberta! Prego! Ok, facciamo girare di nuovo la ruota! Oh, chi l'avrebbe mai detto? Questa volta vi tocca il cane! So io cosa farò. È nel mio cappello. Che cosa? Un pollo di gomma? Da dove arriva? So che è qui da qualche parte. Aspetta, è questo ciò di cui ho bisogno? No, non gioco più con questo da tempo. Dai, questo cappello non può essere così grande. Una moneta, è questo ciò che stavi cercando? Oh, ce n'è una anche per me. Non ti dispiace, vero? Fiu, non credevo che il mio cappello potesse contenere tutte queste cose. Ok, mi serve questa penna. Non capisco, cosa stai facendo con quella moneta? Lo sto usando per creare dei cerchi. Non capisco. Aspetta, so io cosa fare. Spero che stiate tutti lavorando sodo laggiù. Ok, devo mettermi il cappuccio in testa. Torno subito. Ela, che ne dici se ti do questo e tu mi presti il tuo cane? Grazie, oh mio Dio. Chi è un bravo cagnolino? Mi chiamo Patrick.
Sorridi, devo solo farti un paio di foto. Sei così carino, potresti fare il modello? Ecco qui, grazie mille. L'ovale è colorato, ma i cerchi no. Ora nei cerchi farò delle linee e puntini e ora farò la testa e anche gli occhi. Sta davvero iniziando a prendere forma. Non posso dimenticarmi delle orecchie, un cagnolino ha bisogno delle sue orecchie, anche di un corpo. E infine la coda, e ora lo devo colorare. Penso che le sue orecchie debbano essere marroni e anche le zampe e le guance. Fatto! Fio, sono tornata e nessuno si è accorto che ero andata via. Adesso posso finire? Insegnante, ho finito! Ecco il mio cane! Anch'io ho finito! Oh cielo, guarda che bel musetto! Hai vinto! Non l'ha nemmeno disegnato! Siamo pronti per la prossima sfida! Oh, amo ballare e sembra che dovete disegnare una ballerina! Aspetta, che cosa? Dobbiamo disegnare quella! Non guardare me, non ho mai nemmeno visto un balletto! Aspetta, so io cosa fare! Avrò bisogno di questo foglio e lo piegherò a metà in questo modo! Cosa stai facendo, un origami? Però mi piace! Anche a me, ma bisogna piegare la carta nel modo giusto! Ho iniziato con una piega centrale in questo modo, poi di nuovo dall'altra parte! Ora lo apro e piegherò entrambi gli angoli! Ottimo! Poi il lembo inferiore deve risalire su entrambi i lati! Sì, finora sta andando alla grande, adoro piegare la carta! Questi angoli spuntati devono tornare indietro! E anche questi di angoli, solo un po' di più! Manca poco! Entrambi i lati devono piegarsi, ecco, fatto! Ho fatto una barchetta con la mia carta! Cosa ne pensi, ti piace? Ecco, perfetto, un paio di vele per la mia barca! Ma cosa c'entra la danza? Oh, perché una barca danza lungo le onde mentre naviga! Aspetta, cosa? Ma stai dicendo sul serio, non funzionerà mai! Ha ragione! Vedi, l'immagine è di una ballerina, non una barca! Ok, va bene! Ma penso di poter ancora far qualcosa con gli origami! Stai costruendo un'altra barca? Perché? Non funzionerà! No, non è un'altra barca! Guarda, questa volta ho fatto un unicorno! È un unicorno! Sei incredibile! Ma non va ancora bene! Va bene, hai ragione, ma ho questo! La terza volta non posso sbagliare! Userò due colori questa volta! Questa volta andrà bene! Cosa stai facendo? Wow, com'è difficile! Come lo stai facendo? Stai andando così veloce! È difficile starti appresso! Sì, ho finito! Ho fatto una bellissima rosa! Per te... È così adorabile, non posso credere che tu l'abbia fatto per me! Ma cosa diavolo devo fare? Lo so! Ho solo bisogno di ricominciare da capo! Userò il bordo di questo righello per fare delle pieghe importanti! Questa parte è un po' complicata! Devo tirarli fuori in questo modo! E anche dall'altra parte, ok, ho bisogno di aggiungere qualche disegno! Devo solo disegnare una graziosa ballerina! È così carina! Ok, ma devo disegnarla per intero! Devo assicurarmi che abbia sia la faccia che le mani e poi farò lo stesso anche dall'altra parte. Una volta che ho finito devo fare la stessa cosa per le gambe. Penso che le darò un po' di colore così sarà più carina, ma devo colorare ogni singolo lembo. E penso che farò il suo tutù blu. Che carina! Blu sotto e blu sopra. Sì, ho finito! Ta-da! Ecco, lascia che ti mostri come funziona. Se prendo i lembi e li piego su e giù posso farla ballare. La la la! Guardala come va, che figo! Wow! Wow, che spettacolo, hai vinto! Sì, immaginavo! Ma... Vorrei poter girare anch'io così veloce! Guarda! Aspetta! Emily, guarda! Pronto? Un attimo! Che stai guardando? Wow! Devi vedere anche tu! Ok! Dov'è? Wow, riesco a vedere davvero lontano! Incredibile! Che storia lo spazio! Mi sento una formica a confronto! Ah ah! Figo, vero? Quale sarà il senso della vita? Aspetta, lo so! È il momento di esprimere questi sentimenti attraverso l'arte! Ci siamo per la sfida? È ora di girare! Wow, sta disegnando! No! È incredibile, vero? È bellissimo! Quasi di un altro mondo! Visto? Oh sì! Io cosa posso fare? Disegnerò a mano libera! Comincio con un piccolo Saturno, il mio pianeta preferito! Adesso la Luna. Non sarebbe lo spazio senza.
Ora qualche stella per raggiungere quel bagliore intergalattico. Wow, la mia piccola galassia personale! Ma gira della polvere qui? Acciù! Oh no, l'inchiostro! È sbavato! Che c'è? Respira, non è successo niente. Aspetta, ho un'idea. Utilizzerò l'umidità a mio vantaggio. Ecco, così sembra una nube. Era il tocco finale che ci voleva. Fatto. Da un'occhiata. Brava! Grazie, sei troppo gentile. Siamo stati bravi entrambi. Oh sì, è la mia canzone preferita. Oh sì, scateniamoci. Woo! Oh, adoro il pesce. Ho proprio quello che mi serve. Pronto? Aspetta. Ce l'ho. Ecco. Ah? Ah, non questa. Aspetta. Come ci è entrato? Non credo di volerlo sapere. Oh, ecco qui. Non capisco. È per pescare, sciocco. E ora aspettiamo. Tutto qui? Aspetta. Pensavo di aver preso qualcosa. No, niente. Cosa? Cos'è stato? Non ci credo. Credici, è anche bello grande. Wow, quella cosa è disgustosa. Ora è tutto mio. Che dovrei farci? Quella cosa puzza da morire. Ho bisogno di un aiutino qui. Ecco. Oh, che sollievo. Cominciamo a disegnare. Anzi, a tracciare i contorni per la precisione. Quasi fatto. Meno male che non si muove. Ma quante squame ha? Continuiamo ancora. Oh. Finito! Ehi, guarda il mio pesce! Allora? Come se tu potessi fare di meglio, Gnì. Certo che sì, ammira il maestro all'opera. Non serve nessun pesce puzzolente. Ma non ho dimenticato il tema. Che meravigliosa tonalità di rosa! Disegniamo i dettagli. Ed ecco qui. Penso che abbiate capito che sto facendo. Sì, è un pesce. Il pesce perfetto per la precisione. Oh! Ah, cosa diavolo? Ah, ne avevo bisogno. Bel colore. Meno male che ne ho un sacco. Eccoci. Bellissimo. Bene, ho finito. Ehi, Emily! L'hai fatto tu! È il pesce più bello che abbia mai visto! Ah sì? Grazie! Il mio è inguardabile a confronto. Bleh. Come dicevo, sono caduto proprio di sedere! Avresti dovuto vederlo! E poi mi sono alzato. Oh, chiudi gli occhi. Fallo e basta. Ok. Benissimo, tienili chiusi. Ora apri. Ok. Oh, Rosa. Sì, non ti piace? Scusa, no, è fantastico, grazie. Accidenti, devo fare qualcosa. Non mi conosce affatto. Non è insalvabile, però. Ehi, guarda la sua ombra. Penso di poter lavorare con quella. Devo solo tracciarne il contorno.
molto meglio di un fiore rosa. Guarda tutti questi petali. Sta venendo proprio bello. Interessante. Ne ho fatti diversi, è come avere un giardino di ombre. Molto meglio. Ma non ho ancora finito. Non posso lasciarli vuoti. E che cosa c'è di meglio del nero? Meno male che questo pennarello è bello carico, perché ho bisogno di tutto l'inchiostro possibile. Un'altra foglia. Sarà fantastico. Bene, fatto. Non è fortissimo? Molto bello. Tieni, grazie. Ehi, Justin. Dov'è il mio fiore? Oh, non preoccuparti, ho questo in compenso. Oh, che spettacolo. Oh, bello. Grazie. Sono ispirato e tutto ciò di cui ho bisogno è questo. Facciamo decollare questa festa. Prima di tutto mi serve il cerchio perfetto. Meno male che ho questo coperchio. Non ce l'avrei mai fatta a mano libera. Ecco qui. Ora devo tagliarlo. Si inserirà perfettamente nel coperchio. Visto? Ora ho due metà, ma non abbiamo finito. Emily! E io ho detto tipo, ma va là! Emily! Dammi il telefono. Ok, tieni. Ecco qui. Figo, vero? Non capisco. Luci, per favore! Wow, troppo bello! Tutto questo da un coperchio! Sapevo ti sarebbe piaciuto! Troppo forte! Sai, ho sentito parlare di incredibili creature magiche! Non ti piacerebbe incontrare un vero unicorno? Che domande, certo! Allora andiamo! Guarda quanti colori! È quel suo corno magico! Che succede? Wow! Ehi, ma dove ci troviamo? Guarda questi vestiti! Sono carina, tutta rosa! Io adoro il blu elettrico! Madison, guarda! Guardate me, ragazzi! Vi piace il mio luccichio? Allora ho la sfida giusta per voi! Siete pronti? Siamo nate pronte! Cosa disegneremo per cominciare? Miau! Adoriamo i gatti! Sono i più carini di tutti! Ragazzi, dovete disegnare! Allora, il mio lo faccio tigrato! Sta fermo lì, ok, Micio? Chissà se così va bene! Ora sì che ci siamo! Le proporzioni devono essere esatte! Non va ancora bene! Ecco che cosa ci vuole! Giusto un pizzico di pelo! Meno male che ho gli occhiali! Facciamo due calcoli, allora... Sì, come pensavo! Ma che sta facendo, Annie? Ecco i risultati, sì! Come sospettavo! Basta scienza! Ci vuole creatività adesso! È già scaduto il tempo! Vediamo com'è andata, ragazzi. Non siate timide, su. Molto bene, Madison. È bellissimo. Adesso ti mostro come.
ti basterà scrivere cat e poi unire tutte le lettere, aggiungendo qualche dettaglio, soprattutto il musetto e qualche striatura, magari così. Sono identici, vero? Giriamo di nuovo la ruota. Ah, che belli i cuori! Abbiamo dei modelli perfetti. 1, 2, 3, vai! Quanto è bello! Il mio cuore è tutto suo. Oh, è il mio David! Il tuo David? Cavolo, che imbarazzo! Ragazze, non litigate, su! Ci sarà un modo per risolverla! Ehi! Non mi lasciate altra scelta! Puff! Non è più così bello, eh? Spiacente, ragazzi! Lui è mio! Aspetta, me lo ricordavo diverso! Oh no, non mi piace più! Oh! Il suo sorriso è diverso! Ma non mi piace giudicare. Ah, sì. Annie, c'è David lì. Come sto? Dov'è? Ah, fregata! Ma non lo vedo, dov'è? I miei pennarelli! Madison, li hai presi tu? Non si fa così, sai? Prova a rubarle le cose adesso. Madison è pietrificata. Vabbè, questi sono miei. Grazie. Stiamo disegnando cuori, no? Per disegnarlo bene, mettiamoci attorno un rettangolo. Poi facciamo delle righe. E delle curve nel cuore. Così. Possiamo usare vari colori. Adesso esaltiamo il contorno per farlo vedere bene. Ora sull'altro lato, così. E usiamo il bianco per la lucentezza. Ok, il mio cuore è finito ed è in 3D. Adesso puoi svegliarti. Ma non ho disegnato nulla! Davvero incredibile, Annie! Che bello! Mi dispiace per il furto, scusa. È per me? Grazie! Beh, finché ho David. Che noia! Qualcun altro ha fame? Ho bisogno di cibo! Velocizziamoci! Facciamo girare la ruota! Pancake! Davvero? Ti sembro una che cucina? Ma proverò! Per prima cosa mi servono gli impasti, mi servono vari colori. Ok, direi che sono tutti. Aspetta! Mi serve qualcosa per cuocerli. Ah, proprio quello di cui avevo bisogno! Aspetta, dovevamo portarci la piastra da casa, non è mica giusto così! Shh, Naomi, sto cercando di concentrarmi! Lascia stare! Con quale colore dovrei iniziare? Il blu è un'ottima scelta, con questi flaconi è più facile versare l'impasto. È come disegnare! Disegno un viso! Oh, sembra felicissimo! E poi lo riempio! Devo sbrigarmi! Non voglio bruciarlo! E ora riempio gli occhi! Uso il bianco per questo, non voglio fare un disastro! E poi aggiungo il nero! Poi faccio una corona gialla! Ne ho una proprio uguale a questa a casa. E ora posso aggiungere dei dettagli alla bocca. Adesso mi rimane solo da cuocerla. Quando fa le bolle significa che è pronto. Posso toglierla dalla piastra. Non male per essere la prima volta che cucino. Voglio mangiarlo subito. Molto carino. E dai, come faccio a competere con questo pancake? L'ho fatto proprio per lei. Forse posso prendere i suoi impasti. Facile, no? Tac! E prendo questo e questo. Oh, aspetta, molto meglio.
Inizio col mix blu. Disegnerò Huggy Wuggy. Fin qui mi sembra ok. E ora lo riempio. Voglio lasciare un po' di spazio per occhi e bocca. Poi uso il rosso per le labbra. Perfetto! E poi è il momento degli occhi. Voglio fare con calma. Non voglio che i colori si rovinino. Lascio che si fissino con calma. Poi uso il nero. Che bel sorriso! Mmm, che odorino! Si sta cuocendo! È ora di girarlo. Con calma! Così dovrebbe andare, proprio uguale a Huggy Wuggy. Dai un'occhiata? Così è meglio. Ehi, sono pronta a vincere! Oh wow, sono stupita! Siete due maghe in cucina! Però mi serve un secondo parere. Che succede? Stai vedendo anche tu! Non mi piace questa cosa! Cosa? Ehi, Lizzie! E c'è anche Huggy Wuggy, ovviamente! Come butta? Sorpresa! Sapevo vi sarebbe piaciuto! L'abbraccio più bello del mondo! Adorabile! Oh, voglio immortalare questo momento dolcissimo, sorridete! Questa la incornicio! Dove si fermerà stavolta la ruota? Scopriamolo! Non è mai successo prima d'ora! Beh, fate quello che volete! Che facciamo? Non funziono bene sotto pressione! Ho un'idea! Ecco dov'era il mio lingotto! Questo diamante è piccolissimo! Devo svuotare la borsa più spesso! È piena di spicci! Non finiscono più! Che imbarazzo! Scusa! Ah, proprio quello che cercavo! La mia penna d'oro! La premo un po'! Così l'inchiostro scorre! E ora posso iniziare a disegnare! È il mio colore preferito! Mi rende di buon umore! Voglio disegnare una forma di bulbo. Poi disegno due cerchi grandi che saranno gli occhi. Poi giro la penna e faccio un po' di ombreggiature per dare un tocco extra. Poi disegno una bocca. Beh, più che altro sono denti. Ecco qua, un teschio dorato. Elegante, eh? Ho finito! Ah, che noia mortale. Cosa c'è qui? Mi piace rovistare. Questo è solo spazzatura, letteralmente. Ops, meglio che abbassi la voce. No, non va bene. Questa sì che è vita. Cosa c'è di meglio? Potrei restare qui per sempre. Niente può rovinarmi questo momento. E vattene. Sciò! Ma che stai facendo? Cosa... qual è il problema? Cos'è? Tieni, te lo regalo. Caspita, grazie. Ho sempre desiderato un regalo riciclato. Almeno mi farà passare del tempo. Ho un'ottima idea! Questo era l'ultimo pezzo. E adesso la parte divertente, devo dipingerlo. Passo su tutti i pezzi di Lego rialzati, evitando accuratamente la base. Non voglio perdere nessun punto. Ora dipingo l'albero, è divertente. E adesso la parte inferiore. Ho quasi finito, dovrebbe andare. Adesso mi serve un cartoncino. Lo posiziono sui Lego e premo delicatamente. Poi lo stacco con cura. Diamo un'occhiata. Come immaginavo. Ehi, guarda cosa ho fatto. Questo potrebbe essere utile. Pronto? Sto parlando con te. Ah, scusa, ero sovrapensiero. Puoi coprirmi di lodi? Wow, sì, carino. Questo mi dà un'idea. Ricopro il pluriball di vernice, così. Ho tagliato delle mele da un cartoncino e adesso ci passo sopra il pluriball. Oh, mi piace! È stato facile. Che mela gustosa! Accidenti, mi fa venire fame. Davvero brava. Batti 5. Ah, terribile, la mia tiara non vuole stare ferma. Vediamo un po'. Sì, molto meglio. Aspetta, ho dimenticato il rossetto. Sarò lo zimbello del country club. Devo rimediare subito. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Trovato. Al lavoro! Sfrego lo spazzolino nel terreno. Oh, guarda che colore! Ecco qui! Non passa di certo inosservato. Madison, guarda! Wow, sei così stilosa! Vorrei esserlo anch'io! Una ragazza può sognare. Potresti truccarmi? Dici sul serio? Ok, mi sento generosa. Sì, che emozione! Resterai a bocca aperta, sta ferma.
No, oh, sei bellissima. Dai, guardati. Hai già finito? Non vedo l'ora. Ah, ma che cosa hai fatto? Oh, sei cattiva. Perché? Sei carina. Vuoi del latte, micia micia? Non è divertente. Sembro ridicola. Aspetta, mi è venuta un'idea, però. È meglio che mi metta al lavoro. Crea una linea con la vernice e uso un righello per stenderla. Poi ripeto il procedimento, stavolta usando del rosso. Trascino il righello lentamente, non voglio fare errori. Ora utilizzo della vernice blu, ma ne metto meno. Trascino giù il righello e quando è asciutta posso aggiungere i dettagli. Disegno due triangoli, questi saranno gli occhi, poi un naso e una bocca. Infine i baffi. Ripeto gli stessi passaggi sugli altri, li farò tutti uguali. Sembra una famigliola di gatti. Questo è l'ultimo. Sarà fantastico. Un altro set di baffi e ho finito. Guarda che teneri. Oh, sono troppo carini. Che cosa ne pensi? Sì, è ok. È ok provare invidia, sai? Invidia io? Quindi è così, eh? Ora ti faccio vedere io. Inizio piegando un pezzo di cartoncino, ora nell'altro verso, poi apro e faccio ancora più pieghe. Formo due triangoli e ora dall'altra parte. Finora tutto bene, devo solo restare concentrata. Non posso saltare nessun passaggio, ogni piega è fondamentale. Dove ero rimasta? Ah sì, le pieghe. Piego queste parti per creare degli strati. Qui delle punte. Giriamo. Pizzico i lati e poi posso appiattire questa parte. Ora la parte più difficile, devo essere precisa. Un solo passo falso ed è finita. Spero stiate prendendo appunti. Non lo rifaccio da capo. Piego i lati verso l'interno e capovolgo. Comincio a prendere forma. Rimarrete di sasso. Fidatevi. Aspetta, era così? Ah sì, sono sicura. Due triangoli sopra così, capovolgo e piego. Cavolo, è stancante, ma ne varrà la pena. Devo battere Madison. Quasi fatto. Creerò una piega su questi triangoli e pizzico di nuovo. Ok, ci siamo. Attacco una bella coda e adesso mi serve una penna. Disegno il musetto, un bel sorriso e i baffi. Pronta? Ehi, saluta i miei gattini. Lo so, sono davvero talentuosa. Wow, direi che possiamo considerarlo un pareggio, sì. Ok, ci sta. Hai fatto un ottimo lavoro. Il gatto verde è per te. E ora che succede? C'è solo un modo per scoprirlo. È un cagnolino carino. E ora tocca a voi. Bow bow bow! Oh, santo cielo! So cosa fare. Per prima cosa scriverò la parola cane, poi disegnerò degli occhi e due grandi orecchie cadenti. Questo sarà il naso. So che avrà un aspetto fantastico. Il prossimo passo è il corpo. Sta andando bene. Che altro? Ah, la coda! Come potrei dimenticarmela? Wow, è fantastico! Vai a caccia di un osso o qualcosa del genere. Devo concentrarmi. Questo colore è perfetto. Poi colorerò la lingua di rosso. E voilà! Un cucciolo dolcissimo. Ta-da! Lo so, dovrebbe essere in una galleria. Ho un buon presentimento. Dobbiamo batterla. Ah, che cosa hai detto? Oh, vuoi giocare al riporto? Avanti, vai a prenderlo. Cosa stai facendo? Ha funzionato davvero! Non ci credo! Questo pollo non mi delude mai! Cosa sta succedendo? Forse sto sognando! È meglio che mi metta al lavoro, disegnerò intorno al cane, spero che non si muova! Ecco, ho finito! È come guardarsi allo specchio! Ho davvero catturato il tuo lato buono! Cosa sta succedendo? No, lasciami! Fatti il tuo disegno, tu! Stai attenta! Dammi quel disegno! Cosa hai fatto? È rovinato! Beh, i cani mangiano i compiti, no? Forse nessuno se ne accorgerà? Non dovrebbe essere una decisione difficile, davvero, è questo che mi stai dando! Accidenti, oh beh! Direi che stavolta vince la bambola di città! Ce l'ho fatta! Sì, credo sia giusto così! È così ipnotico! La prossima è una Pokéball! Ah, rinfrescante! È una bella sensazione! Chi ha bisogno di andare dal parrucchiere? Guardatemi! Sei ancora qui! Prendete!
Oddio, guarda! È mia! Troppo lenta, tu puoi avere questa! Grazie! È rimasta un po' di soda! Ah, chissà che c'è dentro! Ah, vorrei non averlo chiesto! Ma mi sta dando un'idea! È meglio che inizi! Disegnerò il mio personaggio preferito! Inizierò con le orecchie! Le punte devono essere colorate di nero! Per niente male! Poi disegnerò il viso, le guanciotte rosse, ora gli occhioni. Sta andando bene! Colorerò gli occhi di nero, devo solo rimanere nelle linee. Farò lo stesso con l'altro. Il naso è solo un triangolo. E qui ci vuole un bel sorriso felice. Oh, guarda un po'! Ma c'è ancora del lavoro da fare, disegnerò rapidamente il corpo, la coda è simile a un fulmine. Ultima cosa, le braccia. A volte mi stupisco di me. E ora coloro. Questo rosso è ideale per le guance. Ottimo, perfette! Poi riempirò la bocca. E poi mi servirà la mia penna gialla. Inizierò con la coda. Faccio con calma, non voglio rovinare tutto adesso. Infine un po' di rosa per la lingua. Questo dovrebbe bastare. È Pikachu! Guardate, è incredibile! Cosa devo fare? Aspetta un secondo, posso usare questo bicchiere? Lo farò su entrambi i lati, ora ho bisogno di un po' di cannucce gialle. Le taglio e le incollo insieme. Poi le attacco sul bicchiere così. Poi posso attaccare la testa di Pikachu in cima. Aggiungerò questi cuori bellissimi sulle mani, mi rende così felice. E un altro cuore proprio al centro. E ora la parte più divertente. Pikachu sta ballando! Ehi Kevin, devi assolutamente vedere questo! Balla bene, Potrei guardarlo tutto il giorno! È il momento di giudicare! Questo round lo vince la Barbie di campagna, mi spiace! Evviva, sono la migliore! Yuhuu! Non è giusto! Avrei dovuto vincere io! Ho una bella sensazione per questa sfida! Un cuoricino, che amore! Chi gira la ruota questa volta? Facciamo pollice di ferro! Ho vinto! Per un pelo! Speriamo bene... Niente carta! E come faccio a disegnare? Dovrai inventarti qualcosa. Guarda qui. Comincio tracciando una linea al centro. E poi un'altra. E altre linee sopra e sotto. Adesso facciamo i due lati. Con la matita tracciamo il contorno che poi ricalcheremo a penna. E una volta completata la sagoma, con la gomma cancelliamo i tratti in più lungo i bordi. E adesso mano alla penna e seguiamo le linee. Andrà a creare un effetto 3D. Aggiungiamo il colore adesso. Attenzione a restare dentro le linee. Una volta fatto aggiungiamo un po' di ombre sui bordi. Basterà una semplice matita. Le aggiungiamo ovunque pensiamo ci sia bisogno di ombre. O dove secondo noi la luce dovrebbe essere un po' diversa. Il metodo originale di disegnare un cuoricino ed è davvero bello. Ecco fatto, che ne pensi? Wow! Voglio dire, carino. Che posso usare? Ci sono le mie mani! Semplicissimo! Un po' troppo? Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono! Un cuoricino! Visto che ideona? È un cuore! No, non lo è. Spiacente. Ok, che ne dici adesso? Arrenditi e basta. So che posso farcela. Forza, dai, con queste dita. Ecco, stavolta ci sono. Mi serve solo una penna rossa. Metto un dito sopra l'altro e disegno un cuore. Con la penna rossa lo coloro anche dentro. Non è così male. Mi piace, anzi lo amo. Ma non ho ancora finito. Aggiungiamo una faccina sorridente. E un'altra per un vero amore. Così romantico, guarda! Oh, ma guarda che carino! Aspetta, voglio aggiungere qualcosa anch'io. Non rovinarlo, eh? Sarà bellissimo! Ecco, vedi? Si abbracciano adesso. Oh, mi sto quasi commuovendo.
Che dolcezza! Che matita uso? Quella blu o quella verde? Ma guardatela! Sono innamorato di lei! Ci vediamo dopo nei miei sogni! Wow! Una lumaca carina! Chi gira? Ho vinto! Ah, pensavo sarebbe toccato a me! Forza! Senza mani, di nuovo! Beh, posso farcela! Al lavoro! Forse posso darle una mano! Ma no, stai sbagliando tutto, vedi? Ma come... Vabbè, comunque ci provo! Chiudi gli occhi! Perché ti comporti così? Ok! Per fortuna ho questa benda! Come sto? Perfetta! È più difficile di quanto sembri! Sei bellissima! Voglio dire, sei bravissima! Forse le do un bacio! No! Prima un fiore! Scherziamo! Con quello che ho speso per questa rosa! Comunque... meglio sbrigarsi! Via da qui! A chi servono fiori quando basta una penna? E un po' di creatività! Così è persino più romantico! Ecco, adesso il gambo e... così! Finito! Spero le piaccia! Non ho idea di cosa ho disegnato! Però mica male! Sembra proprio una lumaca! Ho disegnato una cosa anch'io! Per me... tu sei più bella di qualsiasi fiore. Ah, mi fai arrossire, che romantico! L'arte è tutta una questione di gusti personali, ma l'importante è divertirsi. Speriamo di averti dato l'ispirazione. Cosa ti piace disegnare? Facci sapere! Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altre sfide come questa!